Buongiorno. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione su questioni attinenti al Ministero della Difesa. Ricordo che la pubblicità dei lavori è assicurata anche tramite la trasmissione sulla web TV della Camera dei Deputati. Ricordo altresì che i tempi di svolgimento sono di un minuto per l'illustrazione dell'interrogazione, 3 minuti per la risposta del Governo e 2 per la replica. Passiamo quindi allo svolgimento della prima interrogazione a prima firma dell'onorevole Graziano sul rafforzamento del potenziale bellico nucleare presente sul territorio italiano. Do la parola all'onorevole Boldrini in qualità di cofirmataria dell'interrogazione per l'illustrazione. Prego, onorevole Boldrini. Sì, la ringrazio, signor Presidente, signora Sottosegretaria, colleghi e colleghe. Io sottopongo appunto all'attenzione di quest'Aula e del Governo uno degli effetti più devastanti forse della guerra in Ucraina, cioè quello della facilità con la quale si sta parlando del possibile uso di armi nucleari. È come se dal mondo della fantascienza fossimo entrati brutalmente nella realtà e oggi questa è una possibilità all'ordine del giorno. Avendo letto in organi di informazione che nelle basi americane di Gedi e di Aviano verrebbe potenziato l'arsenale nucleare con nuovi ordigni molto più potenti e che ciascuno di questi ordigni ha una capacità pari a 83 bombe, come comparate con Hiroshima, cioè 83 volte più forte di Hiroshima. E Hiroshima, lo faccio presente, uccise 140.000 persone nel momento in cui scoppiò e migliaia di altre per malattie relative a tumori di vario genere. Dunque, non si ritiene che la decisione di esporre il nostro Paese a questi rischi sia oltremodo alto e quindi mi chiedevo, vista la situazione internazionale, come il Governo intenda gestire questa presenza se confermata, perché riteniamo che sia una presenza assai inquietante per i possibili effetti che ne potrebbero derivare. La ringrazio, signor Presidente. Grazie a lei, onorevole Boldrini. Do adesso la parola al Governo per la risposta. Prego, sottosegretario Rauti. Grazie, signor Presidente. Saluto tutti i commissari e saluto l'onorevole Boldrini. La ringrazio per questa interrogazione, perché l'interrogazione tocca un argomento che evidentemente credo di poter dire che sta a cuore a tutti, nel senso che è all'attenzione, io penso non solo di dover dire di questo governo, è all'attenzione di tutti, perché è evidente che gli effetti del nucleare sono effetti devastanti. Lei ha ricordato come l'esempio di Hiroshima. La ringrazio perché, anche se in realtà non è questo il merito, poi spiegherò perché, però il fatto che si parli di questo ci dà anche l'opportunità di ribadire quanto noi si sia lontani o si scongiuri con ogni mezzo possibili sviluppi così drammatici. Dico questo perché dobbiamo contestualizzare, nel senso che qualsiasi tipo di informazione e di... Mi scusi, collega, scusi, chiedo scusa, perché siccome sto parlando a braccio mi distraggo, le chiedo scusa. E siccome ogni informazione, ogni elemento di... E questo è un punto sul quale vorrei essere chiara e se non lo sono insisto, ogni informazione, ogni aggiornamento che riguardino l'arsenale nucleare statunitense vengono naturalmente... E però lo voglio sottolineare, sempre condivisi, direi non preventivamente, ma direi costantemente con il Ministero della Difesa. Quindi qualora ci fosse, e non c'è, un intento da parte statunitense di forzare le cose, non riuscirebbe nell'intento, perché l'informazione è costante, il flusso di informazione è costante, quindi anche da parte del Ministero, del Dicastero della Difesa è evidente che c'è un monitoraggio. Detto questo, noi siamo nell'ambito di un'alleanza che naturalmente non è in discussione da parte di nessuno, e la nostra appartenenza all'alleanza
definisce alcuni perimetri e alcuni anche diciamo obblighi. Quello che voglio sottolineare, non so se ho ancora tempo a disposizione, ma devo essere il più chiara possibile, non si tratta, ho sentito la parola rafforzamento, ecco, quello che voglio dire è che non si tratta di nessun rafforzamento di carattere quantitativo dell'arsenale nucleare. E a conforto di questo, cioè del fatto che non sia un rafforzamento, torna il fatto che se lo fosse noi saremmo, come dire, costantemente informati o ne saremmo stati informati, e non ci sono al momento, come dire, notizie, elementi noti che possano avvalorare l'ipotesi di un presunto rafforzamento quantitativo dell'arsenale presente in Europa. Quindi non c'è il rafforzamento quantitativo. Qualora ci fosse, noi lo sapremmo, e non c'è nessun elemento noto che vada, per fortuna, dico, che vada in questo senso. Dati questi, diciamo, elementi di dettaglio, l'intendimento statunitense di sostituire l'arsenale nucleare sul suolo europeo rientra, ma sicuramente la collega lo sa, da tempo nel piano di ammodernamento che è volto, diciamo, al mantenimento di un deterrente credibile, affidabile ed efficiente. E quindi noi, come anche Stato membro, mi permetto di dire anche di punta nell'ambito dell'alleanza, abbiamo preso degli impegni, e questi impegni devono essere rispettati, e sono impegni antichi, diciamo, che ci vedono inseriti in questo contesto. Grazie. Grazie a lei, sottosegretario. La parola adesso all'onorevole Boldrini per la replica. Sì, grazie Presidente. Io però non ho ben compreso se effettivamente le 30 nuove testate B6112 sono state trasferite nelle basi americane di Gary ed Aviano, cioè sostituite. Quindi probabilmente non è un rafforzamento, è una sostituzione. Lo è il rafforzamento nella misura in cui queste sarebbero molto più potenti delle precedenti. Quindi non so se sono io che non riesco a comprendere o se non è stato chiaro all'esposizione, perché io non ho capito se nell'ambito di accordi pregressi per cui diciamo questo tipo di aggiornamento viene fatto e dunque questo non vuol dire rafforzare. Ecco, io non ho capito se è stato fatto o non è stato fatto. Sono arrivate o no le 30 nuove testate nucleari B6112? Questo è il punto. In sostituzione delle B6111. Quindi non sto dicendo che insieme alle 11 ci sono anche le 12. In sostituzione. Perché la cosa non è da poco. Perché, come dicevo, queste nuove testate che si chiamano tattiche, non è che l'aggettivo tattico può essere usato come una rassicurazione. Che vuoi? Sono le tattiche, sono quelle che fanno poco male. Ma queste armi sono letali. Noi siamo seduti su una polveriera, ce ne dobbiamo rendere conto tutti e tutte. E allora, vedete, io credo che l'unica cosa ragionevole, sensata, che ogni governo oggi dovrebbe fare, ogni governo che mira, e il nostro immagino lo faccia, alla pace, è quello di aderire al trattato di proibizione delle armi nucleari adottato in sede ONU nel 2017, firmato da 92 paesi, ratificato da 68, non dal nostro paese. Però, Presidente, una buona notizia. Sto andando in Commissione Esteri, che è la mia commissione, e dopo una trattativa con la maggioranza, d'accordo, noi andremo a votare, immagino e spero, all'unanimità una risoluzione che impegna il Governo a inviare almeno come osservatore qualcuno alla prossima conferenza di New York, che sarebbe la seconda, del trattato di proibizione delle armi nucleari. Dunque, si può fare, si deve fare. Noi, l'Italia, devono impegnarsi di più tutti perché si arrivi a un mondo libero dalla minaccia nucleare. Perché la minaccia nucleare non fa sopravvissuti. Se scoppia... La invito a concludere. Sì, ha ragione, Presidente, ma capisce che è una questione che veramente, insomma, come la sottosegretaria ha voluto spiegare bene, io stessa vorrei farlo. Quello che voglio dire è che nel momento in cui si dovesse mai decidere, Putin dovesse mai decidere di fare un attacco, ci hanno spiegato esperti che l'attacco nucleare prima avverrebbe verso i siti in cui
È noto che ci sono testate nucleari e questo metterebbe in moto un sistema di risposta già preconfigurata che non salverebbe nessuno. Per questo io spero che il governo sia vigile su questo punto. Grazie Presidente. Grazie. Passiamo ora allo svolgimento della seconda interrogazione a prima firma dell'onorevole Pellegrini sull'acquisto di carri armati Leopard 2. Do la parola all'onorevole Pellegrini per l'illustrazione. Prego. Grazie Presidente, colleghe, colleghi, sottosegretaria. La guerra di aggressione da parte della Federazione Russa nei confronti della Ucraina e le modalità con cui quel conflitto si sta svolgendo hanno alzato l'attenzione, diciamo, della difesa, del comparto della difesa sulle forze terrestri, sulla modalità appunto di utilizzo delle forze terrestri, e da un lato ha fatto scaturire una certa preoccupazione di obsolescenza degli attuali mezzi che appunto si utilizzano sul terreno, e c'è quasi come una minaccia, una sensazione di crescente minaccia che proviene diciamo da questa guerra, e quindi una corsa agli armamenti che è sotto gli occhi di tutti. Proprio sulla base di questa corsa agli armamenti, da notizie di stampa è venuto fuori che l'Italia starebbe trattando, pressati dalla NATO, questa è una cosa che gli articoli che rappresentavano questa notizia evidenziavano, che l'Italia starebbe trattando quindi l'acquisto di carri armati Leopard di livello A7 e A8. Il costo di questa operazione oscillerebbe tra 4 e 6 miliardi, uso il condizionale, quindi aspetto la risposta della sottosegretaria, quindi sarebbe un impegno notevolissimo, il che contrasterebbe con il programma pluriennale che è stato approvato solo a settembre 2022, qualche mese fa, e il cui avvio è previsto nell'anno 2023, quindi in questo anno, e quindi la conclusione nel 2034, di ammodernamento dei nostri carri Ariete, ed è previsto l'ammodernamento di 125 carri. Quindi la domanda che io pongo al governo e alla sottosegretaria, se è vera questa circostanza, che quindi noi stiamo trattando, il nostro paese sta trattando questi carri, e se ci vuol dare questi carri Leopard, e se ci vuol dare ulteriori dettagli su questo acquisto. Grazie. Grazie a lei. La parola al governo per la risposta. Prego. Sì, grazie Presidente. E, andando a braccio, non so calcolare i tempi, magari mi richiamerà lei eventualmente al rispetto, però la questione è delicata e importante. Condivido la parte dell'analisi di questa interrogazione, perché in effetti è un'analisi che delinea un quadro oggettivo di tensioni crescenti che naturalmente con il conflitto russo-ucraino hanno raggiunto l'apice e hanno anche, come dire, messo in discussione un certo baricentro geopolitico. Non è soltanto la guerra in Ucraina ad aver creato un quadro complessivo internazionale di instabilità, sono moltissimi gli elementi che concorrono purtroppo a delineare un quadro di instabilità crescente. Ci sono tantissime tensioni che riguardano gli aspetti socio-economici, riguardano le ondate migratorie, riguardano purtroppo la recrudescenza del terrorismo, direi anche la crisi climatica, cioè gli elementi di tensione sono tanti. Ma vengo al tema, perché altrimenti potrei dare l'impressione di voler sfuggire, e non è. Quindi condivido l'analisi sulla necessità di rafforzare lo strumento militare. Condivido anche la sua considerazione del fatto che tra gli strumenti militari da rafforzare quello terrestre si sia rivelato estremamente importante proprio nel corso dello scenario del conflitto russo-ucraino. Quindi è evidente che è necessario rafforzare la componente terrestre con le sue piattaforme cingolate corazzate, sostanzialmente carri armati, che siano idonee a due cose, rispondenti a due esigenze. La prima è quella di operare negli scenari attuali e in quelli futuri. La seconda è di mantenere altissimo il livello di sicurezza degli operatori, quindi in questo caso dell'equipaggio che è lì preposto per il comando e controllo del mezzo. Dal punto di vista diciamo quantitativo numerico, l'esigenza nazionale italiana, quindi sommata anche però agli impegni assunti in ambito NATO e anche un auspicato contributo, diciamo, del nostro paese a questa postura difensiva dell'alleanza,
prefigura una dotazione di una componente pesante che supera i 250 carri armati, quindi tra l'esigenza nazionale e quella di membri dell'alleanza. Ci sono quindi, direi, potrei ridelineare quanto tempo ho ancora, mi scusi? Allora, in 30 secondi, chiedo un secondo di più. Allora, nel breve termine noi abbiamo una linea che ci, diciamo, di acquisizione di piattaforme di nuova generazione già disponibili sul mercato, quindi acquisire nuove piattaforme di nuova generazione già disponibili sul mercato, questo a breve termine. L'altra linea è a lungo termine, significa l'avvio di un, quindi sto parlando, diciamo, in una visione di programmi di collaborazione per lo sviluppo di un main battle tank europeo di futura generazione. Tra il breve e il lungo termine, in linea direi complementare, è previsto il rinnovamento dei carri ariete già in uso per il numero di 125, ma ne discutevamo anche nella precedente legislatura in commissione. Quello che voglio dire però è che il programma di acquisizione del Leopard 2 verrà, perché lei ha fatto riferimento giustamente al DPP, verrà ricompreso tra quelli di previsto avvio nel documento programmatico pluriennale 2003-2025, quindi di prossima emanazione, che naturalmente dovrà passare tutto l'iter previsto, perché l'approvazione del Parlamento, ovviamente, siccome nell'interrogazione si fa riferimento a cose non approvate, no, si farà quello che verrà approvato. Al momento, e concludo davvero, mi scuso per aver sforato i tempi, non è mia abitudine, mi scuso molto, al momento però non è consolidato alcun processo di procurement, in quanto questo programma preliminarmente al suo avviso dovrà comunque esperire tutto l'iter previsto, autorizzativo, iter parlamentare, ai sensi dell'articolo 536 del COM. Grazie. Grazie a lei. La parola all'onorevole Pellegrini per la replica. Grazie Presidente. Quindi, se non ho capito male, diciamo, se ne parla di questo acquisto di questi 250 carri, quindi la notizia giornalistica era precisa, era circostanziata, ma ancora siamo ben lontani dall'acquisto. Io spero che rimarremo lontani dall'acquisto per tutta una serie di considerazioni che possiamo fare, che riguardino sia la difesa nazionale e sia l'aspetto più generale del nostro paese, della situazione attuale socio-economica. Mi consenta di però fare una precisazione, Presidente. Io nella mia introduzione dicevo non caldeggiavo l'acquisto di nuovi carri armati, dicevo l'analisi che si possa fare, l'analisi che si può fare è che c'è un rinnovato interesse per le forze terrestri rispetto a quelle aeree, per capirci, proprio da come si sta svolgendo il conflitto in Ucraina, in cui le forze aeree finora sono state poco o per nulla utilizzate. Era questo il riferimento. Né io né il Movimento 5 Stelle, ci tengo a sottolineare, caldeggiamo l'investimento di risorse così importanti, perché mi riferivo prima a una somma tra 4 e 6 miliardi, e quindi noi invece caldeggiamo esattamente il contrario, cioè noi caldeggiamo la razionalizzazione della spesa che porti da un lato all'ammodernamento della struttura difensiva, che ovviamente è necessaria, ma dall'altro a una diminuzione delle spese, a un annullamento di duplicazioni dei programmi di armamenti che ci sono attualmente in corso in Europa, che purtroppo fanno sì che complessivamente la spesa del militare dei paesi dell'Unione Europea sia praticamente tripla rispetto a quella del nostro principale e, diciamo, ipotetico nemico, chiamiamolo così tra virgolette, che è la Federazione Russa, che, dicevo, spende circa un terzo di noi, essendo molto più, diciamo, anche più esteso. Quindi, concludendo, prendo atto, diciamo, del fatto che ancora si è in una fase di riflessione su questa eventuale acquisto, visto che tra l'altro c'è il programma di ammodernamento dei carri ariete e visto che c'è la prospettiva del carro armato europeo. Io spero che invece che quindi questa fase di riflessioni porti al non acquisto di questi carri Leopard, perché dal nostro punto di vista non sono necessari, e in più significherebbe davvero dare uno schiaffo ai milioni di italiani, alle famiglie, alle imprese che in questo momento sono in una difficoltà estrema e che quindi non capiscono e non capirebbero lo sperpero di risorse così ingenti in un settore in cui diciamo si può soprassedere, diciamocelo tutto. Grazie.
Grazie a lei. Dichiaro chiuso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.